Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei raccontare una storia veramente molto misteriosa, la storia delle gemelle Pollock. Dovete sapere che negli anni 50 John e Florence Pollock erano una coppia assolutamente come tante, una normalissima coppia che conduceva una vita tranquilla e aveva due figlie, Jacqueline di 6 anni e Joanna di 11 anni. Queste due bambine crescevano tranquillamente, giocavano insieme, erano felici. Poi, purtroppo, il 5 maggio del 1957 ci fu un bruttissimo incidente che costò loro la vita. Mentre si dirigevano verso la chiesa del paese, furono investite brutalmente da una macchina e morirono sul colpo. Ovviamente i genitori, comprensibilmente distrutti da questa grave perdita improvvisa, riuscirono a trovare consolazione soltanto nella speranza un giorno di poter avere un altro figlio. E così fu, perché un anno dopo Florence era di nuovo incinta e diede alla luce due gemelle. La coppia decise di chiamare le gemelle Gillian e Jennifer. Da subito però i genitori notarono qualcosa di strano. Jennifer aveva sulla fronte una riga bianca che era esattamente identica alla cicatrice che una delle due sorelle morte si procurò dopo una caduta in bicicletta. E Gillian aveva sulla gamba una voglia esattamente identica all'altra sorella morta e questo ai genitori sembrò veramente molto molto strano. Poco dopo non diedero più peso alla cosa e quando le gemelle compirono 3 mesi si trasferirono in un'altra città. Dopo 4 anni decisero però di ritornare nel paese di origine e durante il tragitto in macchina notarono che le due gemelle cominciarono ad individuare dei punti di riferimento che non potevano assolutamente conoscere e questi punti di riferimento li attribuivano alla loro vita, come se avessero avuto una vita passata. Cominciarono a dire: quella è la nostra scuola, quella è la piazza dove abbiamo giocato, quindi delle cose che loro assolutamente non potevano né aver mai visto prima e non potevano conoscere. Naturalmente i genitori cominciarono ad insospettirsi. Quando arrivarono a casa, inoltre, aprendo la scatola dei vecchi giochi delle due sorelle morte, si accorsero che le due gemelle conoscevano alla perfezione ogni gioco e ogni nome di ogni bambola e di ogni peluche, come se fossero stati i loro giochi. Di questo si stupirono molto perché le gemelle non avevano mai visto questi giochi e soprattutto non sapevano assolutamente niente dell'esistenza delle due sorelle, perché i genitori avevano deciso di non dire nulla né del fatto che esistessero prima di loro due sorelle e né tantomeno dell'incidente in macchina che aveva procurato loro la morte. Ma le cose si fanno ancora più inquietanti nel momento in cui, dirigendosi verso la chiesa con le gemelle, i genitori si accorsero che le due gemelle, spaventate e in lacrime, cominciarono ad indicare una macchina dicendo: adesso quella macchina ci colpirà, ci sta venendo a prendere. Ovviamente i genitori erano molto preoccupati e spaventati di questa cosa. Cominciarono a pensare che le due gemelle fossero in realtà la reincarnazione delle sorelle morte. Ma la cosa ancora più strana è che questi pensieri e questi ricordi svanirono il giorno del loro 11° compleanno. E la particolarità è che proprio in quella data, anni prima, era avvenuto l'incidente che aveva portato via la vita alle due sorelle. Ovviamente questa è una leggenda, ma dovete ammettere che è una storia che ha del mistero, perché queste cose poi alla fine non sono mai state spiegate. Vi lascio con il mistero e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e buona serata!